L'ultimo ritratto di oggi, vi dicevo, Leo Ferré, perché è stato un grande poeta, un letterato, un compositore, un musicista, un chansonnier francese che ha vissuto un'esistenza leggendaria, insomma, cioè, ha lasciato un patrimonio immenso fra canzoni, poesie, sinfonie, opere, saggi e romanzi. Con lui è nata la nuova canzone francese ed è stato il più grande artista anarchico militante conosciuto. E Leo Ferré sosteneva che la A cerchiata, simbolo dell'anarchia, fosse in realtà la A dell'amore totale. Ma c'è un episodio della sua vita che mi ha colpito profondamente ed è la storia di Pepe, uno scimpanzé che lui e la seconda moglie Madeleine adottarono e che trattarono come una figlia. L'adottarono nel 1961 e Pepe, una scimpanzé femmina comprata da artisti circensi, e lì iniziò un capitolo importante nella loro vita, un capitolo che si è chiuso in una maniera drammatica, perché Pepe veniva trattato come un bambino viziato, aveva la sua stanza e i suoi giocattoli, guidava l'automobile insieme a Leo, faceva colazione con la famiglia e la sera, prima di indossare il suo pigiamino, beveva il tè e poi si accoccolava fra le braccia di Leo. Ma non era tutto facile, perché mordeva chi le stava antipatico, sporcava. Una volta rubò dalla culla e portò con sé sul tetto il bambino di una coppia di amici, con Leo che le gridava senza autorità: «Papà non è contento, torna qui Pepe, torna qui per favore». E dovettero pensarci i pompieri. Eppure Pepe fece finire la storia fra Leo e Madeleine nel 1968, perché la vita quotidiana era diventata impossibile. La figlia vera, Annie, lasciò quella casa di matti. Quando, in assenza di Leo, Pepe cade da un albero ferendosi gravemente, Madeleine, per non farla soffrire oltre, chiamò un guardacaccia che le sparò in fronte. Questa, diciamo, è la versione ufficiale, ma c'è chi dice che invece Madeleine non ce l'ha più fatta e le sparò lei una pistolettata in fronte alla scimmia. Quando Leo tornò a casa, si trovò di fronte ad uno spettacolo sconvolgente e nella stessa notte scrisse la canzone più triste e lancinante della storia della musica, in ricordo di Pepe e di un legame non spiegabile a parole. La canzone diceva: «Il tuo cuore come quei tamburi, Pepe, che tacciono il venerdì santo verso le tre pomeridiane, quando un Gesù spegne soffiando le sue 32 candeline e tu ne avevi solo 8 il 7 aprile 68, Pepe». Canzone tristissima, però voglio chiudere non con questa canzone triste, perché sarebbe veramente troppo, ma con un'altra canzone di Leo Ferré. Diciamo, il suo brano più conosciuto è Con il tempo in Italia e con il tempo sai. Quella che vi faccio sentire invece è una canzone, diciamo, non dico minore, però poco conosciuta del suo repertorio, tradotta in italiano Non si può essere seri a 17 anni, e ce la propongono incrociata i Tête de Bois insieme a Daniele Silvestri.